Welcome to SmackDown Live, where the United States Champion is about to address the WWE Universe. And luckily, it looks like Buzz was able to get his title back after last week's. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, sempre su WWE 2K19. Sentiamo cosa ha da dire il nostro personaggio. Le cose non sono andate esattamente come prevedevo durante il mio regno come detentore del WWE United States Champion. Volevo difendere il titolo e regalarvi un match spettacolare dopo l'altro. Ma gli sforzi combinati di Kevin Owens, Sami Zayn e Bobby Roode me lo stanno rendendo impossibile. Sono quindi venuto qui per dirvi due cose. Una cosa che alla fine dobbiamo decidere: ritengo che Kevin Owens e Bobby Roode debbano combattere per decidere chi sarà il primo sfidante al titolo. Ho un conto in sospeso con Roode, Owens dovrà aspettare. In realtà noi abbiamo un conto in sospeso con Roode, perché il match ancora non gliel'abbiamo potuto dare. Però anche ritengo che Kevin Owens e Bobby Roode debbano combattere per decidere chi sarà il primo sfidante al titolo. Però è anche vera la seconda. Vado con la prima. Ritengo che Kevin Owens e Bobby Roode debbano combattere per decidere chi sarà il primo sfidante al titolo. Vediamo adesso cosa succede. Non ne posso più delle continue interferenze. Propongo quindi che Kevin Owens e Bobby Roode si affrontino sul ring per decidere chi è il contendente numero uno. Io assisterò al match da bordo ring per assicurarmi che Sami Zayn non possa modificare il risultato del match in qualsiasi modo. Daniel Bryan, sta arrivando Daniel Bryan, vediamo cosa ci dice lui, cosa ne pensa lui di questo match. Beh, sta annuendo quindi. Veramente qualcuno che dice le cose come stanno. Nelle ultime settimane il buon nome di questo titolo è stato infrangato dagli atti obbrobriosi dei tuoi avversari. Sono qui per ufficializzare tutto. Sta arrivando Triple H. Le persone che non si hanno visto di piacere. Sei ancora novellino e voglio insegnarti una cosa. Sei stato fortunato a vincere la cintura, ma questo non ti dà il diritto di prendere una decisione. Quale decisione le prendo io? Avrei qualcosa da dire al riguardo. A quanto ne so, siamo io e tuo cognato Shane a comandare qui a SmackDown, non tu. Quindi siamo noi a decidere. La situazione si fa interessante. Shut up and listen to what I'm about to say, because it is a lesson that you and everyone else needs to learn. I have influence far greater. Il potere è molto più grande di quanto possiate immaginare. Whatever I say goes. No questions asked. I say build it and it's how. Se dico di organizzare un match, le sole risposte che ricevo sono dove e quando. Io dico di licenziare qualcuno e la WWE gli manda subito tanti auguri per i suoi impegni futuri. Tutto ciò che gli altri hanno è la mera illusione del potere. Voi avete del potere solo perché ve lo concedo io. Vabbè, in ogni caso, Triple H sta dicendo che il potere è lui e che il potere ce l'ha lui ed è lui che decide. Yeah, we're clear. Good. Now, where was I? Oh yeah, the US title picture. Ok, parliamo della mia cintura. I have a better idea for how to settle. Avete una soluzione generale per questo problema. Al Money in the Bank non servirà neanche schienarti per privarti del titolo. Sarà un match a 4 in cui dovrai affrontare Kevin Owens, Sami Zayn e Bobby Roode. Te l'avevo detto che non ti avrei perdonato. Ok. I told you. At Money in the Bank. Never forget what you did. We're gonna have a new champion. Ragazzi, sarà difficile a Money in the Bank. Vediamo la settimana successiva cosa succede. We've been waiting a long time for this. Ok. E siamo proprio al Money in the Bank. Ci vediamo direttamente al match, ragazzi. Eccoci qua ragazzi,
il match è iniziato. Già Sami Zayn stava schienando già qualcuno. Io intanto come prima cosa voglio vedere se c'è la squalifica. La squalifica non c'è, va benissimo così. Possiamo anche annullare questo schienamento, perché intanto non avrebbe funzionato. Io quello che adesso vorrei fare è prendere un'arma e fare del male a tutti con quest'arma, anche se sarà molto difficile. Il nostro obiettivo è sempre quello di vincere con uno schienamento o una sottomissione. Vediamo se così qualcuno si fa fare qualcosa. Intanto la squalifica non c'è, possiamo tranquillamente utilizzare tutto. Mi stava dando una testata Kevin Owens. Ok, ragazzi, stiamo facendo già la prima mossa finale, sempre se la fa fare, non se l'ha fatta fare, ovviamente. Intanto Sami Zayn sta facendo qualcosa di impressionante. Infatti è caduto a terra in maniera bruttissima. Bobby Roode ci sta perfetto schienando, ma intanto non riuscirà a fare niente. Allora, se Kevin Owens e Sami Zayn rimarrebbero fuori, per me mi va benissimo. Potete stare lì fuori quando volete. Io intanto gli ho fatto una mossa speciale a Bobby Roode, sperando che il mio personaggio si rialzi subito. Vediamo se si fa fare la mossa finale, se l'è fatta fare. E adesso andiamo con una mossa, con lo schienamento, vediamo se va a fine. Uno, due, no. Ok, ovviamente è un po' più difficoltosa la cosa, sembrava troppo facile. There he goes, crashing to the floor. What does Buzz have in store? We're gonna taken down. That's what he was looking for, Michael. What does Buzz have in store? We're about to find out. He's gonna do it. And he goes down hard. Ragazzi, forse ce l'abbiamo fatta. È stato un macello. Ho fatto mosse speciali e mosse finali. Sì, ragazzi, ce l'abbiamo fatta finalmente. Abbiamo conservato il nostro titolo. È stata una battaglia infinita. Mosse finali anche ricevute, mosse speciali ricevute. Con grande delusione di Triple H, ha superato Buzz, ha superato ogni aspettativa. Te l'ho detto che poteva farcela, sei sotto shock. Triple H, mi dispiace, ma ce l'abbiamo fatta anche questa volta. Hey, that Money in the Bank ladder match was awesome. Congrats on walking out with the briefcase. Thanks. To be honest, it's going to be kind of annoying carrying this around with me. And seeing as you're the rookie, how about you carry it around for me? C'è davvero? No thanks. I already got my hands full. Huh. I'll remember that. The United States Champion is here on SmackDown Live, fresh off a successful title defense and Money in the Bank. Si è aggiunto anche Randy Orton. Ragazzi, io direi che per questo episodio può essere anche tutto. Ci vediamo al prossimo, sempre su WWE 2K19.